Amici, buonasera, amici di Città di Ariano, buonasera. Siamo qui in via Cardito ad Ariano Irpino, vi presentiamo alla Notte Bianca di D-Day, state con noi. Ariano Irpino, Cardito, Notte Bianca di D-Day. Chi è Ariano Cardito, questo popoloso quartiere? Stasera l'evento degli eventi. Abbiamo Gigione. Prima di tutto, come stai? Io sto benissimo, stanco di lavoro, però ovviamente stiamo lavorando un po' da 50 serate, quasi tutti i giorni, un po' in tutta Italia, con un grandissimo successo. Abbiamo un po' fatto un calcolo in tutte le nostre serate, abbiamo già portato più di 1,5 milioni di persone in tutte le piazze d'Italia. Ogni sera c'è veramente un'affluenza alla grande. Senti Gigio, tu hai un legame con Ariano Irpino e con Cardito, che rapporto hai con la gente di Ariano? Ma Ariano Irpino abbiamo fatto tantissime serate, ovviamente diciamo che un po' tutta l'Avellinese sono un po' nel cuore di Gigione, ma in particolare anche Ariano, perché abbiamo fatto, se bene ricordo, due feste della pizza, pure qui abbiamo portato più di 25.000-30.000 persone in due serate che ho fatto. Però ovviamente Ariano Irpino è un po' di casa di Gigione. Senti, tu tantissime serate intanto accompagnato da Menaite, da Gio Donatello, ma cos'è la musica per Gigione? Ma innanzitutto la musica per me è la cosa più importante che esiste per Gigione. Alle volte mi dico, ma che cosa faccio? Ma che genere faccio la sera? Che cosa do al pubblico? Tutte le sere arriva tutta questa gente. Cioè, ho creato un genere musicale che in questo momento sono molto anche copiato da artisti internazionali che stanno vedendo un po', dice, ma Gigione che fa? Seguiamo un po', che genere fa? Che ritmo di musica porta? Cioè il mio ritmo, questo folk danzato che è entrato un po' in tutti i cuori, dal bambino, giovane, mamma, nonno, ragazzi che vanno in discoteca e seguono Gigione, sono molto contento che ho dato questa cosa, che penso ho lanciato il folk dance in Italia. Io mi chiedevo una cosa, ma quando si riposa Gigione che fa? Io per farti capire, non mi riposo quasi mai, perché sono abituato, diciamo, io faccio, diciamo, l'artista, sono quasi 50 anni di successo. Sono abituato, anche se mi ritiro, diciamo, 4-5 di mattina, mi vedi già alle 7:30, 8, già sto lavorando, perché ovviamente mi ritengo anche un grosso imprenditore, perché non bisogna soltanto essere un grande artista, ma bisogna anche essere un grosso imprenditore. Io mi ritengo anche un grosso imprenditore. Tra l'altro, ricordiamo, strumenti musicali, tu vivi proprio nella musica. Sì, io diciamo da quando avevo 9-10 anni già cantavo, a 12 anni suonavo il basso e cantavo, ho formato il primo complesso Gigione e Marines, e poi ovviamente fino a 18 anni questo complesso già è andato alla grande, e poi mi sono messo solo a cantare perché ho capito che Gigione cantando soltanto poteva diventare un grande showman come sono adesso sul palco. Portare tantissima allegria. Senti, Gigione, un saluto agli amici che vedranno questa intervista e quelli che purtroppo non potranno vedere lo spettacolo stasera. Che gli diciamo? Diciamo di accostarsi sempre a Gigione, perché dove c'è Gigione non c'è problema. Cioè, se vuoi stare bene, segui la musica di Gigione e sempre alla grande. Un bacio a tutti, acchiappato. Buona serata a tutti, ciao. Bene, chiaramente la Notte Bianca questa sera qui a Cardito non potevano mancare i nostri assessori, quelli che portano avanti Ariano Irpino, diciamolo bene. Noi abbiamo il piacere di avere l'assessore Gambacorta, l'assessore Le Pizze, il vice sindaco Angelo Antonio Popolo, insomma
evento negli eventi, Gigione questa sera, un bel summertime, una bella estate. Sì, è stata un'estate davvero interessante, penso, per tutte le attività che sono state svolte nella città. E si conclude di fatto l'estate arianese con questo grande evento della Notte Bianca in località Cardito. In effetti è stata scelta anche questa data un po' a fine estate, proprio per non andare in concorrenza con manifestazioni che sono per lo più storiche, che hanno un calendario abbastanza fisso, per cui abbiamo accolto di buon grado l'iniziativa dell'Associazione dei Commercianti del Consorzio di località Cardito, che ci ha chiesto di poter contribuire e partecipare all'organizzazione di questa grande serata, che ha anche un risvolto sociale, perché prevede anche l'occasione di poter contribuire per quello che è stato questo dramma che sta vivendo la città. Infatti oggi è un giorno di lutto per la nazione e noi approfittiamo di questa occasione per aiutare queste popolazioni in difficoltà. Motivo in più, motivo importante per restare vicino alla gente, purtroppo, ai terremotati. Vice Sindaco, insomma, chiaroscuri o tutti chiari quest'estate? L'estate è stata un'estate fino a un certo punto, diciamo, brillante, perché è stata un'estate di grande movimento, un'estate dove tutto è andato bene e, ripeto, fino a un certo punto. Dopodiché c'è stato questo dramma che ci ha sconvolto tutti, perché come nessuno, credo, come ariano, conosce la sofferenza delle persone che subiscono un terremoto che ha portato tantissime, ma i morti, la perdita, il disastro, tutto ciò che è avvenuto ha fatto perdere l'entusiasmo, la gioia di tutto ciò che era stato un'estate, ripeto, brillante. Questa sera doveva essere, come ha detto l'assessore Gambacorta, il culmine di una estate arianese brillante. Purtroppo dobbiamo dire che non sarà così. Stasera sarà semplicemente una serata di solidarietà in un giorno triste che ci vede raccogliere un po' di fondi, ma servono semplicemente per dare un po' di speranza ai nostri amici che hanno subito questo dramma. Quindi è vero, verissimo cosa diceva il vice sindaco, cadere ma rializzarsi e continuare. Assessore Lepizzi, questa sera tra l'altro ci affiancherà anche la Caritas, gli emolumenti che si ricaveranno da determinate vendite saranno appunto devoluti a, purtroppo, agli amici che hanno avuto questo terremoto. Assessore Lepizzi, cosa dire? Il momento è drammatico, non aggiungo null'altro a quello che ha detto il vice sindaco e l'assessore Gambacorta. L'unica cosa che chiedo ai cittadini è una generosità, donando, perché le genti di Amatrice, della zona del Rietino, hanno subito un dramma notevole, e noi che siamo vittime del terremoto, io in particolar modo ricordo il 6 aprile del 2009, quando chiaramente mio marito, con la fortuna e con la gioia di ritrovare le mie figlie, però il dramma di vedere tante case distrutte, quindi all'Aquila. Che dire? Dire grazie al Centro Naturale Commerciale Via Cardito. Auguro una bella serata, auguro buon divertimento, tra virgolette, se si può dire, ma di tenere fermo l'idea e la voglia di donare e di donare agli altri in questo momento di difficoltà. Possiamo aggiungere qualcosa di più importante a questa serata, a questo D-Date, questa notte bianca, notte di solidarietà e di cuore. Grazie a tutti voi. D-Day Notte Bianca all'insegna dello show, ma anche tanta solidarietà. Ne parliamo diffusamente col presidente di Irpinia Com, Nicola Grasso. Insomma, tanta solidarietà, una notte fantastica, però con il pensiero alla gente che ha subito questo terremoto. Sicuramente, diciamo, questa era la manifestazione che doveva chiudere l'estate arianese in bellezza. Purtroppo gli eventi di questi giorni ci hanno un poco, come dire, stravolti, nel senso che la serata prenderà un taglio sicuramente più sobrio. Noi, proprio in virtù di questa cosa, abbiamo subito pensato, insieme agli amici della Caritas e diciamo al nostro parroco della zona, Don Alberto Lucarelli, di poter fare una raccolta fondi, visto che ci sono dei nostri consorziati che si presteranno questa sera con dei piatti tipici, che è lo spezzatino all'arianese e il bucatino alla matriciana, quindi proprio per creare questo connubio da due terre che sono purtroppo state accomunate
negli anni dallo stesso disastro. E questi fondi li doneremo appunto alla Caritas di Rieti e tramite la nostra diocesi lunedì stesso provvederemo ad inviare tutto quello raccolto in questa serata. Poi è normale che i commercianti sono vicini in tutte le loro possibilità ai colleghi e agli abitanti delle zone colpite. Significa che anche noi, se abbiamo la possibilità di essere utile nelle nostre attività, sicuramente non ci tireremo indietro. Quindi edificante ciò che fate, ciò che farete nel tempo. Insomma, questo di idee si trasforma anche in una forma di forte evento benefico, quindi non può fare altro che farci piacere. Sicuramente era doveroso in questo caso dargli un taglio, diciamo, noi D-Day sta per divertimento, ma avrei il piacere di dire divertimento diventa donazione o atto di donazione. Dare qualcosa, e chi meglio di Carminio, di Mind, della Caritas, parrocchia Madonna di Fatima, quando ci sono eventi così ci si scuote un po' l'animo dentro, Carminio, e quindi andiamo avanti e continuiamo a dare il nostro apporto per quanto è possibile. Certamente. La Caritas d'altra parte ce l'ha nel DNA e diciamo che è proprio portata quando succedono questi eventi in modo particolare, anche perché poi ci accomuna insomma questo stato che noi di questo territorio abbiamo subito in diverse circostanze questi eventi, quindi cogliamo a volo l'occasione che da parte di qualsiasi ente o di qualsiasi iniziativa si vuol fare, la Caritas dà la propria disponibilità. Proprio grazie a volontari come voi che fate questo lavoro. Io vorrei chiuderlo così, questa breve intervista, proprio con questa serata importante. Dicevamo con Nicola Grasso poc'anzi D-Day, questa sera è la serata del dare, sì c'è uno spettacolo, ma lo faremo in maniera sobria per ricordare quello che è accaduto a gente della nostra nazione, gente che è andata in difficoltà, gente che ha subito un terremoto. Grazie a tutti voi.